Solo un breve pensiero. Vorrei chiedere a ciascuno di voi di pregare per tutta la nostra Chiesa, perché è un grande dono al Signore. In questo momento così solenne, austero, perché stiamo ricordando la morte del Signore sulla croce. E vorrei chiedere che ciascuno di noi possa dare testimonianza che oggi non pensiamo a noi, non pensiamo ai nostri peccati, ai nostri limiti, alle nostre mancanze. Oggi dobbiamo pensare soltanto al Signore. Ve lo chiedo davvero con tutto il cuore, pensiamo solo al Signore. E preghiamo perché tutta la Chiesa, oggi, fino a domani sera, pensi solo al Signore. Perché davanti a ciò che abbiamo ascoltato, che conosciamo, c'è il grande rischio di non comprendere fino in fondo il dono che il Signore ha fatto oggi sulla croce. Perché di fronte alla sofferenza di Gesù, di fronte alla sua morte in croce, è molto facile dire: Signore, ti compatisco, ti sono vicino. Ma tutto questo, cari amici, non ci farà fare Pasqua, perché sulla croce c'è qualcosa di molto più grande per noi. Il Signore non ci chiede questa sera di dirgli ciò che è negativo nella nostra vita. Lo conosciamo tutti, ma conosce anche il Signore. Noi vogliamo dire: Signore, ma perché mi hai amato tanto? Poniamo a Gesù questa domanda: ma perché mi hai amato tanto? Perché solo allora ci metteremo in cammino per aspettare la risurrezione. Perché ciò che Lui ha compiuto sulla croce è qualcosa di molto più grande di ciò che noi possiamo pensare. Noi possiamo pensare solo a chiedere perdono, nelle ipotesi migliori. Noi siamo qui, credo che non facciamo fatica a chiedere perdono al Signore per le nostre mancanze, siamo abituati a fare questo. Ma è tutto qui, il mistero pasquale è tutto qui nel chiedere perdono. Ecco, io vorrei che quest'oggi, ma fino a domani notte, il nostro pensiero sia solo per il Signore. Signore, ma perché mi hai amato tanto? E vedrete, e ve lo auguro con tutto il cuore, preghiamo per tutta la nostra Chiesa, preghiamo per tutta l'umanità, perché l'umanità ha bisogno di sapere se Dio ama, nonostante tutto, nonostante tutto. E solo se noi scopriremo che il Signore mi ama nonostante tutto, solo allora capiremo il mistero della croce. Quanto più noi accorciamo il mistero del suo amore ai nostri bisogni anche gravi della nostra vita, tanto più faremo a meno della risurrezione. I cristiani tante volte non sono uomini risorti, perché hanno rinchiuso l'amore del Signore ha la propria esperienza di difficoltà, che abbiamo tutti. Penso che nessuno di noi, perché io sono senza peccato, tutti. Ma guai a noi se limitassimo l'amore di Gesù che oggi vogliamo davvero contemplare sulla croce, si riducesse ai nostri bisogni. Per questo tanti cristiani non sono gioiosi, non sono entusiasti, non sono generosi, non sono impegnati, non hanno il senso della vita. Sono persone rassegnate. Il Signore mi ha perdonato, sono rassegnato. Ho raggiunto tutto. Non sarà Pasqua. Non sarà Pasqua per i cristiani. Dice: ma io ho fatto tante penitenze, ma non sarà Pasqua. Se il nostro cammino quaresimale ha rinchiuso Gesù, il suo amore, alle mie attese, cari amici, cari fratelli e sorelle, non sarà Pasqua. Sarà una delle tante feste che
che celebriamo nella vita, che si chiami Pasqua o si chiami in un altro modo, non c'è problema, tutto è cultura, non dico folklore, ma tutto è cultura, ma non capiremo ciò che è accaduto sulla croce. Sulla croce c'è l'amore di Dio che supera ogni nostro pensiero. L'abbiamo ascoltato nelle parole della rete degli ebrei, ma anche il profeta Isaia, nella prima lettura, ci ha descritto il servo di Yahweh. Il servo di Yahweh è colui che ha superato ogni possibilità del pensiero umano. Nessuno avrebbe mai pensato che Dio ci avrebbe amato sulla croce. E allora ci prepariamo in silenzio. Vi invito davvero, sono molto contento che sia questa mattina, anche adesso che ho sentito silenzio, non perché non sento, ma è proprio silenzio. Ecco, veramente una città silenziosa. E conserviamo questo silenzio, perché dobbiamo imparare a fissare lo sguardo su di lui e vedere se davvero nella notte di Pasqua il nostro cuore, la nostra mente è stata superata dall'amore di Dio. Guai a noi, ripeto, dovessimo rinchiudere l'amore del Signore ai miei bisogni. Non sarà Pasqua. E l'umanità oggi ha bisogno di, non soltanto di consolatori, l'umanità oggi ha bisogno di sapere se c'è un progetto di vita più grande. I nostri giovani vogliono saperlo. Cristo è risorto, ma è perché possiamo avere una vita più grande di ciò che pensiamo. E questo in una società contemporanea è il grande annuncio di cui ha davvero bisogno l'umanità. Ecco, preghiamo gli uni per gli altri, perché per questo momento fissiamo il nostro sguardo su Gesù e non perdiamo di vista, perché siamo tutti insieme invitati a capire, a comprendere e, mi auguro, a sperimentare nella nostra vita. Tra un po' faremo la comunione, il Signore verrà nella nostra vita. Chiediamo a Lui: Signore, ma perché mi hai amato tanto?